Amen. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Siamo riuniti per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti insieme per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti insieme per adorare il nome del Signor Gesù. Adoriamo, adoriamo Gesù. Dimentica se stessa, concentra la tua mente in Cristo. Dimentica te stessa, concentra la tua mente in Cristo Gesù. Adoriamo Gesù. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Noi siamo qua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è il nome di Gesù Cristo. Accomodate. Alleluia. Noi siamo qua per dare il nostro culto. Ecco, per noi cristiani questa parola culto ha un significato profondo. Significa per noi dare la nostra vita, l'intero essere nostro al Signore. Quindi, ecco perché l'Apostolo Paolo nel capitolo 12 scrive per mezzo dello Spirito, dice: questo è il vostro culto spirituale, dare i vostri corpi in sacrificio vivente, cioè dare la presenza. Lode Gesù Cristo. Perché? È un'azione di fede, perché il Signore ha detto, dice, dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. Io ci credo, pure tu ci credi, ci crediamo. E noi siamo qua perché crediamo nella sua parola, nelle sue promesse. Dice, questo è il vostro culto spirituale, dare i vostri corpi. Perché quando noi diamo, noi compiamo questa azione di fede, non è che la nostra anima e il nostro spirito rimangano in un altro luogo, ci seguono, l'intero essere nostro. Noi siamo spirito, anima e corpo. L'intero essere nostro è davanti al Signore. Lode Gesù Cristo. E noi abbiamo un rapporto con Lui attraverso lo Spirito. Egli ha compiuto l'opera della croce per dare il suo Spirito. Qual è la parte di Dio oggi? Qua. Il suo Spirito. Dice, è utile che io me ne vada affinché venga a voi lo Spirito Santo. Il Consolatore, lo Spirito della verità, cioè Egli è presente attraverso il suo Spirito. Egli ha dato il suo Spirito alla sua Chiesa, dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. E noi
Com'è che diamo il nostro culto spirituale? Vedi, il nostro culto spirituale per mezzo dello Spirito. Il nostro spirito, noi che abbiamo fede, se tu hai fede, per mezzo dello Spirito entri nella comunione con lo Spirito Santo. Lode Gesù Cristo. Avviene, capitolo 12 di Ebrei, dice: voi non siete venuti al monte che si può toccare con mano, ma all'invisibile di Dio. Questa sera siamo davanti all'invisibile di Dio e vogliamo dare il nostro culto di adorazione, vogliamo spandere la nostra anima, abbiamo dato il nostro corpo, la nostra presenza. Anche coloro che sono su internet, che partecipano insieme, noi partecipiamo insieme nello Spirito. Questa comunione spirituale con Dio. E com'è che entriamo nella comunione spirituale? Riconoscendolo. Dice: quando entri nei cortili, nel percorrere la via del santuario, riconoscendo l'opera della croce, riconoscendo quello che Egli ha compiuto, Egli ha dato la sua vita per noi, vita per vita. E quindi noi partecipiamo alla morte e alla resurrezione. Questo è il battesimo. Col battesimo noi partecipiamo alla morte e alla resurrezione. Lo Spirito Santo mi fa ricordare alcuni eventi durante i battesimi, non sempre, ma a volte coloro che hanno chiesto di essere battezzati, qualcuno ha avuto qualche reazione, si sentiva morire. Ecco, non è che chi parlava attraverso quell'anima in quel momento era lo Spirito, perché stava per morire nello Spirito, quello Spirito che non può obbedire, che non può accettare la volontà di Dio. Mi sento morire. Alcuni lo dicono, alcuni lo manifestano. A volte, non sempre, quando quello Spirito anticristo, a volte, che avvolge l'anima e che non vuole lasciare quel luogo, non vuole lasciare la dimora, perché dice: è una casa meravigliosa qua, c'è odio, c'è gelosia, c'è invidia, maldicenza, eccetera eccetera, passione carnale, che meraviglia! Lo Spirito ha trovato il luogo ideale. Dice: qua non mollo più. Poi arriva qualcuno mandato da Dio, che predica l'Evangelo, la verità, la parola, l'unzione, con la potenza. Ecco, lo Spirito viene meno, perché l'anima inizia a credere. Quando l'anima inizia a credere, viene meno il rapporto con quello Spirito. Quello Spirito perde forza. E iniziano le reazioni, le convulsioni interne. Inizia questa lotta, inizia nel pensiero, nella mente, a volte nel corpo. È vero? È successo a qualcuno? È successo. Perché avviene questo? Lode Gesù Cristo. E quello Spirito, dice la Scrittura, che è uscito poi dal corpo, dice: va, ne prende sette peggiori e cerca di entrare da dove è uscito. Dice: da dove sono uscito? Te lo racconto io, ne trovo sette peggiori di me. Amici, venite. È il nemico che parla così. Ma poi ci dà la soluzione, eh? A tutti questi problemi c'è una soluzione perfetta. C'è la vittoria.
tutti questi problemi c'è la vittoria. Basta seguire la parola, c'è la vittoria. Lode Gesù Cristo. Ma lo spirito che avvolge l'anima e che ormai spirito, anima, è una cosa sola. Quando parli allo spirito, l'anima a volte si offende, no? Gli dici, io per grazia comprendo quando è lo spirito e quando è l'anima. Quando è lo spirito che parla e quando è l'anima che parla. La voce è sempre quella del corpo. Ma tu comprendi quando è lo spirito che possiede e dell'anima che cerca liberazione, che cerca il rapporto con Dio. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Ed egli ci ha dato questo mandato, che è un mandato. Chi ci crede e porta avanti questo mandato con unzione e con forza, perché ci crede, produce vita. Noi diventiamo produttori di vita, non di morte, di vita. E quello che tocchiamo si trasforma da morte a vita, non da morte a morte. Questo egli ci ha chiamato a questo nuovo ministerio, che è il ministerio del nuovo patto. In questi giorni stiamo parlando del nuovo patto, del ministerio che Dio ci ha affidato, del mandato che egli ci ha affidato, che è quello, non quello della legge, delle scritture, ma è quello della vita, non quello della morte, ma quello della vita. E Dio ci chiama a vivere la vita. A volte qualcuno, c'è sempre quello, c'è sempre il nemico, c'è sempre l'avversario pronto a farti tornare nel livello non della grazia. Nel livello della legge, tenta di farti ritornare nel livello primario. Lode Gesù Cristo. Di farti tornare nello spirito della legge, dove vige la morte, il potere della morte regna. Quindi dove c'è il potere della morte c'è Satana, c'è l'accusa. Quindi c'è tutta una serie di elementi che escono fuori. Orgoglio, invidia, gelosia, maldicenza. Lode Gesù Cristo. Sospetti, pensieri negativi. Mentre vivere lo Spirito Santo, la via dello Spirito, vivere l'indirizzo dello Spirito e vivere il contrario. Ecco, il Signore è venuto e ci ha aperto la porta della vita. E questa porta ha dato l'accesso a tutti. A tutti è permesso di entrare, ma come in tutte le porte c'è una chiave, e la chiave è riconoscere Gesù Cristo, proprio non in maniera superficiale, riconoscendolo, riconoscendo la grazia, che sei salvato per grazia, riconoscendo che sei, che hai ricevuto grazia sopra grazia, riconoscendo l'opera di Gesù, dove c'è tutta la potenza di Dio, nell'opera della croce c'è la resurrezione, c'è la potenza della resurrezione, c'è il potere della guarigione, c'è il potere della liberazione.
com'è che ci entri? Credendoci. Credendoci facendo i passi di fede che mostrano che ci credi. E quello ti apre quella porta. Tu puoi entrare. E tu poi te ne accorgi che l'entrata è libera. Dici, ma io pensavo che era chiusa. Ma è libera. Ma Vanessa c'è. È andata. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Noi abbiamo accesso attraverso Gesù. Lode Gesù Cristo. Ecco che tu vedi cristiani che hanno fede e che vivono il regno, vivono la grazia, vivono lo spirito, e tu vedi poi cristiani atei. Sì, proprio atei. Cristiani posseduti. Dice, ma crede in Gesù Cristo, pieno di demoni. Perché il loro cuore riconoscono Gesù Cristo, si sono battezzati nel nome di Gesù Cristo, ma poi hanno deciso di vivere una vita senza l'ordine, senza seguire la via. La via che porta in cielo è una sola. Si chiama Gesù Cristo. Via Gesù Cristo. Via verità e vita. Via verità e vita. Lode Gesù Cristo. Egli ci porta nella vita e possiamo vivere la vita su questa terra. Ecco, dice, chi ha fede riceve una caparra dello Spirito, una parte, la caparra è una parte, vive una parte del cielo, quello che sarà l'eternità. Alcuni lo vivono qua. Non è che tu vedi coloro che credono nello Spirito Santo, che hanno i doni di Dio, guidati dallo Spirito Santo, non è che sono, alcuni ancora oggi dicono come dicevano quelli che vedevano, quelli toccati dallo Spirito Santo, ci sono pieni di vin dolce, pensavano che erano ubriachi, pensavano che erano fuori senno, perché chi vive il regno di Dio, per chi vive il regno di questa terra, del mondo, ed è immerso, anche come alcuni cristiani, pseudo cristiani, che vivono e non comprendono la realtà dello Spirito, non hanno la cognizione, perché è in Cristo che uno riceve ed è per Cristo che uno non riceve. Egli è venuto per dare a tutti, dice, ma ad alcuni non gli è dato, ma non perché il Signore non vuole, perché hanno la limitazione nel cuore. Perché il limitatore è dentro, perché non ricevono alcuni? Perché sono limitati? Perché il limitatore l'hai fatto entrare a uno che ti ha messo il limitatore. Come quel meccanico che fa l'elaborazione per fare di più, là c'è nell'elaborazione a fare di meno. Satana, il diavolo, ti limita. Entra, perché quando noi facciamo entrare il diavolo nella nostra vita, quando noi entriamo e lasciamo la via di Dio pensando di percorrere una via migliore, più sapiente, ci porterà a frutto, no, ma quello che dice il pastore, ma lasciamo stare, quello è un pastore, io lui nelle cose di Dio, nelle cose pratiche è diverso. Lode Gesù Cristo. Qua diciamo come dico io, e in quell'istante, quando uno dice in quella maniera, è uno che ha aperto nel suo campo, ha sbaragliato tutta la difesa, e il nemico è, finalmente,
Finalmente abbiamo campo libero. Bestie, entriamo! Andiamo a possedere. E un giorno c'era un fratello che vendeva sti bidoni aspira tutto, e mi ha fatto vedere un filmato sugli acari. Ti dico la verità, è spaventevole. Sono cose che all'occhio umano invisibili, ma una cosa terribile, come sono brutti gli acari. L'avete mai visto? Poi le nostre sorelle, che magari è venuto qualcuno a fare qualche dimostrazione, te l'hanno fatto vedere, no? Per convincerti, ti fanno vedere quelle bestie, quegli animali immondi, e uno dice mamma mia, e poi ti dicono il tuo cuscino è pieno di questi animali. Se ti viene una dice mamma mia. E io stavo facendo una riflessione, Anna, dico, e certi che hanno aperto attraverso odi, rancori, mancanza, sospette di male, maldicenze nella loro vita, quando tu inizi a parlare male di qualcuno, a giudicare, a fare, in automatico è come se stai aprendo delle chiuse nella tua vita, e là elementi simili agli acari, demoni terribili. I demoni sono più brutti degli acari. Vengono descritti anche come forme animalesche, volpe, lupi, eccetera, eccetera. Animali, hanno le forme degli animali immondi. Entrano nel tuo giardino, nella tua vita. Il giardino è la nostra vita, l'Eden. C'era l'Eden, noi abbiamo la nostra vita che è come l'Eden, dove regna Gesù, dove c'è il posto per Gesù Cristo, e tu dovresti essere il custode, l'Adamo, ognuno di noi sacerdote. E lui era il primo sacerdote, però il suo primo errore, perché il peccato di Eva gli fu imputato a lui, è stato imputato ad Eva, ma soprattutto a lui, è il peccato di Adamo, conosciuto col peccato di Adamo. E qual era il peccato? Dice, ma io non so niente, è stata Eva. Lei mi ha detto, lei mi ha dato il frutto. Cioè lui oggi in un tribunale, oggi magari la scamperebbe, capito che ti voglio dire? Ma nel tribunale di Dio, che conosce la profonda verità, che sa ogni cosa, non la scamperebbe. Uno deve solo dire, perché il Signore è giusto, è misericordioso, è pronto a perdonare tutti i peccati, tutti. Dice, quando anche fossero intinti nel sangue di scarlatto. Se tu vai a lui e chiedi il perdono e confessi la tua iniquità, egli è fedele e giusto da perdonare tutti i peccati. Lode Gesù Cristo. Quelle che tu gli confessi, perché se ci sono quelle che non confessi, che ti rimangono dentro, quei peccati produrranno, è come il tumore, le radici amare, velenose. Sono quei tumori che quando il chirurgo interviene, poi lascia, dice il medico pietoso, com'è il detto, fa la piaga cancrenosa. Cioè quello ha avuto pietà per non farlo sentire gridare, perché magari a quei tempi ha avuto pietà,
però gli ha lasciato il male dentro. Lode Gesù Cristo. Quando incontri qualcuno che ti aiuta a toglierti il male dentro, quello è un servo di Dio. Se trovi qualcuno che il male te lo fa tenere anche per interessi, per qualche interesse, e te lo lascia, quello inizia ad essere come quel medico pietoso. Apparentemente ti fa il bene, ma poi ti ha prodotto un danno di morte, un danno di morte. Vedi, ci sono medici e medici. Nel regno di Dio c'è di tutto. Ma il Signore dice: lascia stare, me la vedo io, sono affari miei. Io non sono giudice, non giudico nessuno, non mi interessa. Io sono chiamato, noi siamo chiamati a portare avanti il suo mandato, non a essere giudice dei vivi e dei morti, assolutamente. Noi dobbiamo portare la sua parola, noi dobbiamo portare il suo regno. Lode Gesù Cristo. E predicheremo la sua parola con integrità, con unzione e con forza, con quella che ci dà il Signore. Lode Gesù Cristo. E diremo la verità per come noi la riceviamo. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. E la verità è questa, che se tu confessi, tu ora, se tu confessi la tua iniquità, il tuo peccato al Signore, che ognuno sa, egli è fedele e giusto da perdonare, da cancellare tutta la maledizione di quel peccato, o le maledizioni di quei peccati, tutti, egli è pronto a cancellare tutto. Signore Padre, grazie, grazie. Signore, perdona ogni mio peccato. E io chiedo il perdono, io vi chiedo perdono di ogni cosa. Mi perdonate voi? Dice, ma di che cosa dobbiamo perdonare? Qualcuno si offende pure per la parola che predico. Dico, per qualsiasi cosa, mi perdoni. Mi sento più leggero, sai perché? Quando qualcuno ti addebita qualcosa, ti senti un peso. Perché poi Satana, vedi, nel tribunale ci sono dei ruoli che appartengono a Dio e dei ruoli che appartengono a Satana. Quello dell'accusa appartiene a Satana, al tribunale di Dio, non quasi. Sto parlando delle cose spirituali. Quando tu ti senti accusato, Ingiustamente. Perché se uno mi dice, pastore, mi hai calpestato il piede, io l'ho calpestato, gli chiedo perdono. Però se non l'ho calpestato, dico, è ingiusto. Tu stai dicendo che te l'ho calpestato, ma non è vero. Lo stai dicendo per fomentare contro. Poi magari sorgono pure che è vero. Lode Gesù Cristo. Quello appartiene al diavolo. Quello è un ministero che non ci appartiene. Il nostro è quello dell'avvocato.
perché poi il giusto giudice è il Signore, quello dell'avvocato, quello di giustificare. Di giustificare. Lode Gesù Cristo. Ed egli ci ha affidato proprio questo ministerio, il ministerio della grazia, dice nella seconda lettera ai Corinzi, ce lo spiega nella prima, ce lo spiega in altre lettere. Ma noi abbiamo ricevuto il ministerio della grazia, noi abbiamo il mandato della grazia, ma lo possiamo, come dire, vivere e trasmettere se prima ci crediamo. Lo dovremmo credere prima, lo dovremmo vivere prima, perché nella prima lettera di Giovanni dice: quello che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo toccato, vissuto, creduto, quello noi vi annunziamo. Cioè noi possiamo annunziare e diventa vita quello che noi abbiamo vissuto, toccato della parola. Quindi nel nuovo patto è un ministerio di vita, il ministero dello Spirito è un ministero di vita, è un ministero che produce vita. Dice, non quello della morte. Dio ci ha affidato un ministero nuovo, alcuni ancora non lo sanno, ma alcuni ancora predicano la morte. Se non fai questo, muori. Se fai questo, se non fai questo, morte. Se non fai quest'altro, morte. Ci hanno il ministero della morte. Dice, no, ma così entro nella vita. Cioè, io ho conosciuto diversi che stai con loro, senti parlare loro e ti senti poi angosciato. Dice, ma che è successo? Ci hanno lo spirito della morte. Questi ti parlano di morte, di maledizione. Lode Gesù Cristo. Gesù è venuto e ha portato la vita, egli è risorto, egli ha dato il suo ministero a coloro che credono in lui. I cristiani, dice per la prima volta, i discepoli, furono chiamati cristiani. Oggi dire cristiano in questa società, in questo secolo, significa... Dice, ma che sono un animale se no? Per noi ha un altro significato, al significato del discepolo, di colui che segue il maestro, che vuole imitare. Il cristiano è uno che imita Gesù, non imita i modelli del male, ma imita i modelli del bene. Un vero cristiano è uno che imita il modello del cielo, non quello della terra. Lode Gesù Cristo. E noi siamo chiamati a vivere questa, a imitare il modello del cielo. E il Signore sai che cosa fa? Dice, tu lo vuoi fare? Tu ti vuoi prendere questo impegno? Io dico, io sì. Dice, allora io ti do il mio spirito. Perché senza il mio spirito non lo puoi fare. È impossibile. L'amore di Dio è impossibile. Tu quando vedi qualcuno che ama... Quello è uno toccato dallo Spirito Santo, è uno che crede nello Spirito Santo. Perché qualcuno ti potrebbe dire, ma come, ti hanno combinato tutti i colori e ancora ami? Ti hanno distrutto, ti hanno rubato, dicono il male, scrivono il male, diffondono il male e tu ami. È per grazia, è la grazia di Dio. Se tu ami, è la grazia di Dio. È lo Spirito di Dio che opera in coloro che hanno fede, che credono in Lui, e lo Spirito di Dio produce amore, produce perdono, produce misericordia. Gloria a Gesù Cristo. E questo viene dal ministero del nuovo patto. Se trovi qualcuno che predica il nuovo patto, vai, perché là c'è acqua di vita, non c'è acqua di morte, c'è acqua di vita. Quell'acqua ti porterà nella vita, ti libererà, ti darà la guarigione, la liberazione, ti darà la vita, e quell'acqua dentro produrrà altra acqua.
acqua di vita. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Questa sera, se tu credi, magari tu credessi nella parola. Io dico magari, non è che dico non ci credo, magari, dico spero che tu ci creda. Le mani alzate mi confortano, nel senso dico, Signore, ci stanno credendo. Io sto lavorando nel tuo campo per far aumentare la fede, Padre. Mi confortano, mi confortate, perché significa, è come quel lavoratore del campo che dice, Signore, il frutto si sta manifestando. Le vite le abbiamo piantate, si stanno vedendo i primi germogli. Lode Gesù Cristo. C'è vita, la vita, noi siamo, come dire, tralci, piantati, innestati nella vita. La vera vita è il Signore, e se noi siamo innestati in Lui portiamo vita. Chi è innestato nella vera vite, che è Gesù, porta vita, vita. Gloria a Gesù Cristo. E la vita si vede, la vita si vede, anche se cammini nell'ombra, dice, quando anche camminasse nell'ombra della morte, nella valle oscura, io non temerei male alcuno, perché la tua parola è una lampada al mio piede. Lode Gesù Cristo. Perché la parola di Dio è vita, egli produce vita dentro di noi. Dice, quando anche dovremmo affrontare i momenti più tristi della nostra vita, non ci dobbiamo scoraggiare, ma dobbiamo avere fede in Lui, perché in Lui c'è solo vita, vita. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. E chiunque crede nella vita, riceve la vita e vive la vita, trasmette la vita. Questo è il cristianesimo, questo è, dice, ma voi chi siete? Noi siamo coloro che credono, lode Gesù Cristo, coloro che credono e praticano. Cioè, cristianesimo significa questo, è una serie di cose, di azione, che ci portano a produrre luce, regno di Dio. Gloria a Gesù Cristo. È normale che c'è colui che si arrabbia, Satana il diavolo. Quando Gesù, insieme ai suoi, iniziò il suo ministero, all'inizio, subito ci furono quelli che si ribellarono, sorsero. I primi furono quelli della sua famiglia, sapete? I primi erano quelli della propria famiglia, che mentre Gesù predicava erano fuori, che l'aspettavano, ed erano arrabbiati, erano afflitti. Mi immagino quanto ne dicevano. E chi erano? Alcuni l'adorano ancora. Fuori ancora l'adorano. Era Maria, le sorelle e i fratelli di Gesù, che aspettavano fuori. Ed erano arrabbiati con Gesù. E il Signore, sai cosa risponde in quel frangente? Quando, mentre lui predicava, lui stava amministrando le cose del cielo, ministrava, alcuni dice ministra, che significa? Stava dando, perché amministrare la grazia di Dio significa dare quello che si riceve dall'alto.
E disse a Gesù: vedi che fuori ti stanno aspettando, sono impazienti, c'è tua mamma, i tuoi fratelli e le tue sorelle. Credo, la scrittura non lo dice, ma credo che Gesù a un certo punto si scocciò e disse: questo è scritto, perfettamente scritto. Dice: chi è mia madre? Chi mie madre, sorelle e fratelli? Se non coloro che fanno la sua volontà. Queste mi sono madre, fratelli e sorelle. Lode Gesù Cristo. Gliel'ha menata in the front. In faccia. In fronte gli ha detto chi sono, che è la sua vera famiglia. Coloro, dice, che fanno la volontà del Padre mio. Queste mi sono madre, fratelli e sorelle. Perché poi vediamo che i suoi fratelli, se tu ti leggi gli Evangeli, a un certo punto si vede che non avevano fede in lui, non credevano, e che pensavano che erano orgoglioso, uno che era, dice, chissà, è fuori di senno. Forse allora non c'erano i manicomi, se potevano l'avrebbero chiuso. Dice: ma se tu sei il Messia, perché non ti manifesti ora? Vi ricordate? Ma vai, vai, manifestati. No, qualche fratello che era, non lo sopportava, dice: ma vai, manifestati. Dice: il vostro tempo è sempre, ma il mio tempo deve ancora venire. Lode Gesù Cristo. E quando li invitavano, egli non è che seguiva quelli che gli spiriti immondi che chiedevano a lui di ubbidire, non gli ha mai ubbidito. Tutti quelli là che erano posseduti da spiriti immondi che si rivolgevano verso di lui, Gesù non ha mai ubbidito, non li ha mai seguiti. Non ha mai seguito coloro che lo provocavano. Vedi? Io pure devo imparare a non cadere nella provocazione. Dobbiamo imparare a non cadere nella provocazione. Che chi provoca non è dello Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio non provoca. Spirito di Dio consola, fortifica, ama, perdona. Lode a Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Ma tutto coopera il bene. Tutto coopera il bene. Per coloro che amano il Signore. Per coloro che amano il Signore, tutto quello che avviene coopera il bene. Io dico: Signore, io ti ringrazio per ogni cosa. Ti ringrazio per ogni cosa, perché so che coopera il mio bene, mi fortifica, questa prova mi fortifica, tu l'hai permessa perché mi vuoi più forte. Io non mi ribello al Signore per le prove, sai, i cartoni animati, i comics, eh? Ci sono tutte le imprecazioni. Io dico: Signore, grazie. Tu l'hai permesso. Se tu lo permetti, vuol dire che mi dai pure la forza. E io la devo trovare, questa forza. Devo trovare la forza. E non guardare secondo la visione degli uomini, ma devo guardare alle cose tue. Devo guardare alle cose del cielo. Devo guardare al soprannaturale. Quando noi siamo provati, non guardiamo alle cose naturali, non cadiamo nel naturale, nello spirito della carne, ma cerchiamo di farci condurre sempre dallo Spirito di Dio. Lode Gesù Cristo. Dice: adiratevi, ma non peccate.
puoi pure adirarti, ma non peccare, non arrivare al limite del peccato. E il peccato qual è? Quando si entra nel confine, quando superi il confine ed entri nella dignità dell'altro, nel confine dell'altro, quello si chiama peccato. Quando superi il confine. Il Signore che dice? Adiratevi, ma non peccate. Gloria a Gesù Cristo. Non andare, non ti fare trascinare dall'ira. Lode Gesù Cristo. Fai posto all'ira, alla risposta del Signore. Al posto dell'ira, dai la risposta al Signore. Gloria a Gesù Cristo. Al posto dell'ira. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Quindi, Egli ci ha chiamato a vivere un nuovo patto, che è un patto di vita, un patto di grazia, non il vecchio patto della morte. Se tu credi questa sera, se tu credi nella persona di Gesù Cristo, se tu riconosci l'opera della croce, e se col cuore tu lo credi e con la bocca lo confessi, sei salvato. Io ci credo. Io credo che Gesù Cristo è il mio Signore, che è morto ed è risorto per me. Dice pastore, sono salvato. Lo confermo. L'ho detto tante volte. Dice perché col cuore si crede e con la bocca si ottiene giustizia. Con la bocca si ottiene giustizia. Gloria a Gesù Cristo. Per avere comunione con Dio. Vedi, comunione significa rapporto di vita, che non ci può essere finché noi non confessiamo tutti i nostri peccati e riconosciamo la sua grazia. Ecco che entriamo nel rapporto con Lui. Lode Gesù Cristo. Ed Egli ci chiama a questa comunione. Lode Gesù Cristo. Com'è che si interrompe la comunione fra di noi? Quando c'è qualcosa che si intromette, o qualcuno che si intromette, e qualcuno l'ha fatta entrare. Lode Gesù Cristo. Ma quando quello che si è intromesso viene tolto, viene eliminato, viene tolto, viene cacciato. Lode Gesù Cristo. Il rapporto si ripristina ed Egli è venuto per riconciliare i figli al Padre. Egli ci ha dato questo ministero di riconciliazione. Questa sera chi si vuole riconciliare col Padre, con Gesù Cristo, si può alzare, e se ancora crede può anche innalzare una preghiera. Gloria a Gesù Cristo. Carmelo, vieni. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo.